presentare un emendamento che sposta le risorse da una missione navale alla cooperazione. E poi al di là di tutto l'Aula può decidere il parere favorevole o contrario. Tuttavia, avendo visitato la missione EUNAVFOR Med con il Presidente della Commissione Difesa e altri due parlamentari, mi sento di riferire all'Aula che quella missione svolge un ruolo importantissimo in questo momento non di contrasto al traffico di esseri umani, ma è impegnata sul quello che si chiama in termini militari Save and Rescue, cioè attraverso i sistemi di monitoraggio vengono individuati tutti i giorni barconi e gommoni di migranti e attraverso questo lavoro dettagliato che sta facendo la missione si riesce anche a intervenire con missioni di salvataggio. Questo ha prodotto una forte diminuzione delle partenze dalla Libia. Ci sono 22 unità navali, 4 sono italiane nella missione, 22 paesi europei su 28 hanno aderito e quello che ha fatto la missione in questi mesi di esercizio è assolutamente encomiabile. Grazie onorevole Causin. Se nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione l'emendamento 1.1 Duranti. Parere contrario Commissione Governo, favorevole della relatrice Selle. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Urer. Ci siamo? Mariano. Bergonzi. Tripiedi, che è in arrivo. Placido. Tripiedi, lei ha votato perché non vedo da qui. Mi fa un segno quando riesce a votare. Placido ha votato. Onorevole Tripiedi, mi dice se ha votato? Ah, ok, perfetto. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.2 Palazzotto. Parere contrario Commissione Governo, no, Commissione Governo, favorevole della relatrice Sell. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. È aperta la votazione. Marazziti, Palma, Vico. Provi? Onorevole Vico, provi? Monchiero. Rabino mi fa. Monchiero. Eccoci. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Secondo le intese intercorse, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 10. Secondo le intese intercorse alle ore 10, domani mattina alle ore 10. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, si è proceduto alla seguente riarticolazione dei lavori dell'Assemblea. Prego i colleghi di ascoltare, quantomeno di consentire che gli altri ascoltino. La discussione generale della proposta di legge in materia di auto blu è anticipata alla seduta di domani, mercoledì 18 novembre, al termine delle votazioni, mentre il seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di giovedì 19 novembre, dopo il decreto legge recante il rifinanziamento delle missioni internazionali e prima degli altri argomenti già previsti. La discussione generale della proposta di legge in materia di protezione degli autori di segnalazione di reati, cosiddetto whistleblowing, è anticipata alla parte antimeridiana della seduta di lunedì.